grande mitico, se vedi in faccia le cose, visto che se conosciamo da 6 anni, invece dei fai giri di parole con l'altro per venire in insultato. Che siano 6 o 8 l'anni non mi sembra che te ne freghi in cazzo, visto che poi ci metti 30 secondi a sparlarmi dietro. Poi avessi risposto a una domanda, ok, poi ci aggiungi tanto che gli frega Blur se esco dagli stalloni, perché tanto è il video contro un mofa, fa un video all'anno. Che cazzo significa? Che sia parlare alle spalle o meno, a prescindere da cosa del genere, ma viene di prima a me e poi la dice all'altro. Poi che quando ti venga a scrivere tu WhatsApp e blocchi, e l'altro, gli amici tuoi che ti difendono per fa magna magna di più virtuali in più. Che ormai non so neanche 6 anni, ma so che non sto per dirtelo, ma poi tra l'altro io ho soltanto risposto a una domanda, e se ti pensi che tu sia veramente così importante, penso che ti sbagli proprio, perché poi secondo lui quando io parlo e dico delle cose che sono vere, automaticamente parla dalle spalle, semplicemente perché sto esponendo la verità dei fatti, mentre non è una cosa che ha fatto lui, no? Non lo so se va precisamente quello che è successo, ma io vi dico soltanto che io non sono potuto andare a Milano per questa cosa, perché abbiamo creato un casino. Beh, ovviamente a me poi mi si viene a dire cose, a me. Io che faccio? Certo. Zane Blur, so che vorrei farmi un po' i cazzi miei, ragazzi, però se posso dirla a mia ragà, Blur, stai calmo, senza me la colpo. Regà, per favore, non commentate più sotto il mio video cosa è successo tra Zane e Blur, semplicemente Blur è 2 mesi che sparla alle spalle di Zano. Giustamente a una certa Zano si è rotto il cazzo e è esploso, punto. Facile poi, Giamma, dato che sei quello che c'ha più follower tra di noi, allora devi invertire parte e girare la frittata e di che è stato Zano quello che ti ha mandato male alle spalle quando sei stato te con me. Tacci. Ma che ci penso, è veramente magica la verità, raga. Proprio potente. Nel mezzo secondo riesci a farti capire quanto tu possa essere stato preso per il culo per tutto questo tempo. È fantastico, grande già.